tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono felicissima di essere qui con voi, anzi vi ringrazio perché ho visto che siamo aumentati nella nostra piccola famiglia e quindi vi ringrazio e vi do un caloroso benvenuto. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a spacchettare un altro calendario dell'avvento, questa volta super low cost perché parliamo del calendario dell'avvento di Garnier. Ma prima di iniziare, ovviamente, la nostra sigla natalizia. In questione è questo, e stavolta non fatico a farcelo stare nell'inquadratura perché è veramente molto compatto, ma nulla toglie che sia veramente carino. Ora vi spiego un attimo. Questo è un calendario da 12 giorni e contiene solo maschere. Io l'ho trovato su un sito che costava 18 euro e qualcosa, più le spese di spedizione l'ho pagato quasi 24 euro. Ci tenevo comunque a farvelo vedere perché secondo me le maschere di Garnier sono veramente ottime. Io ne ho testate già qualcuna e devo dire che mi piacciono, per cui secondo me è un'idea super low cost o da regalare a qualcuno che sapete che comunque utilizza le maschere, e queste veramente sono approvate, ve le consiglio davvero. Oppure anche per voi, comunque a noi fanno sempre bene le maschere, è una idea carina anche perché le avrete a un prezzo minore rispetto a comprarle singolarmente. Quindi secondo me poteva essere, ecco, carino farvi vedere che maschere contiene e se possono fare al caso vostro o no, perché no. Quindi, come vi dicevo prima, il calendario dell'avvento è questo, è composto da 12 caselle, 12 giorni, quindi 12 prodotti all'interno, per cui teoricamente andrebbero aperti da Natale alla Befana, al 6 di gennaio, però insomma, oppure uno ogni due giorni, oppure quando volete, vedete voi, e contiene 12 maschere. Ora andiamo, si sfilano da qua, e ora andiamo subito a vedere quali sono. La prima maschera che troviamo è della linea Nutribomb, ve la faccio vedere, è questa qua. È una maschera appunto in tessuto, nutriente e illuminante, contiene acido ialuronico e latte di cocco per una pelle secca e spenta. La maschera appunto è questa e contiene veramente tantissimo siero all'interno, infatti c'è scritto che contiene appunto l'equivalente di un flacone. Io vi consiglio, se la volete riutilizzare, magari due giorni di seguito, perché poi magari si fanno un po' di batteri, insomma non è un granché, però se la utilizzate tipo la sera e il giorno dopo voi ripucciate giù la maschera e contiene veramente tantissimo siero, quindi, insomma, potete farci una doppia applicazione. Poi troviamo sempre della linea Hydra Bomb, questa è una maschera occhi che attenua le prime rughe, riduce le borse, contiene anche questa acqua di cocco e acido ialuronico, consigliata per occhi stanchi. È consigliato anche tenerla in frigorifero per un effetto ghiaccio. E abbiamo proprio la nostra mascherina alla Zorro. Questa non l'ho mai provata, quindi sono molto curiosa. Poi un'altra maschera occhi, questi sono dei patch, come potete vedere dalla illustrazione. Questa qua riduce le borse antiocchiaie, ma contiene succo d'arancia e acido ialuronico, per cui va anche un attimo a illuminare. E andiamo con la terza maschera, questa qua è per il viso, è la Nutri Bomb della linea Nutri Bomb, una maschera nutriente e riparatrice che contiene latte di mandorla e acido ialuronico per una pelle secca e che tira. Poi, questa la conosco benissimo perché ne ho prese veramente molte ed è fantastica. La usavo anche tipo dopo la spiaggia, al mare, quando ti senti tutta la pelle sensibile, è perfetta. È della linea Hydra Bomb, una maschera super idratante e rimpolpante con acido ialuronico e melograno per le pelli disidratate.
questa è veramente fantastica. Tanto che io estraggo la prossima maschera, ragazzi, ricordate di iscrivervi al mio canale, lasciarmi un bel mi piace e soprattutto dirmi qui sotto nei commenti se anche voi avete provato queste maschere e la vostra esperienza. Ecco, secondo me sono veramente valide, ma non vedo l'ora di sentire anche voi cosa ne pensate. Nel frattempo io ho estratto un'altra maschera, questa qua è diversa dalle altre, queste qua sono quelle ampolla tipo, con acido ialuronico, maschera in tessuto ampolla appunto, rassodante, con estratto di anguria e l'1% di acido ialuronico contro i segni dell'età. Poi un'altra della linea effetto ampolla, ma sono tutte diverse per il momento, devo dire. Questa qua è alla vitamina C, antifatica per una pelle spenta e stanca. Queste qua vanno molto bene con la vitamina C, poi fantastica, illuminante. Poi io vedo un'altra maschera grande. Vediamo se riesco a sfilarla. Ok, ce l'ho fatta. E questa qua è Hydra Bomb, ma è diversa, sì. È una maschera super idratante e opacizzante con acido ialuronico e tè verde per pelli normali o miste. Tra l'altro adoro aver preso questo calendaretto perché le fa anche mio marito queste maschere, gli piacciono un sacco, per cui è assolutamente unisex, lo possono usare tutti e... ed è bellissimo. Nella prossima troviamo, ok, sempre quella al melograno che abbiamo trovato prima, quindi ne abbiamo due. E quindi passiamo subito anche alla successiva, che è... no, è diversa. No, scherzavo, è uguale. È quella all'anguria per contro i segni dell'età e rassodante, quindi ne abbiamo due. Saremo quasi alla fine. Qua troviamo una di quelle ampolle con vitamina C, sempre per pelle secca e stanca, quindi ne abbiamo due anche di quelle. Sì. E l'ultima. Sì, è l'ultima. L'ultima è quella super idratante e opacizzante, quindi vi faccio un veloce recap di quello che abbiamo trovato, così sapete anche le quantità. Ne abbiamo trovate due, quelle idratante e opacizzante con il tè verde, due col melograno super idratanti, due ampolle alla vitamina C, poi due ampolle all'acido ialuronico, una con il latte di mandorle e acido ialuronico, una con l'acido ialuronico e il latte di cocco e la mascherina per gli occhi e i patch per gli occhi. Devo dire che le maschere, come vi ho detto, le ho già testate, non tutte, alcune sono nuove per me e mi piacciono davvero tanto. Avrei magari inserito una in più per gli occhi, perché anche se, insomma, per il viso ce ne sono comunque 10 e per gli occhi solo 2, quindi magari ne avrei inserita ancora una in più. Però comunque, come vi ho detto, le maschere vi piacciono, le prendete se le prendete per voi ad un prezzo anche inferiore di come la pagherete singolarmente e quindi ecco, a me è piaciuta l'idea di questa cosa. Certo, non è... il calendario più emozionante di sempre da aprire, ma io comunque apprezzo anche risparmiare qualche soldino in una cosa che comunque mi piace e so che uso. Quindi fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi perché il prossimo calendario è speciale e so già che vi piacerà. Io vi ringrazio assolutamente di aver guardato fino qua, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!